Buonasera, mi tocca questa sera parlare con voi di come viene considerata la famiglia nella Costituzione. Abbiamo già sentito dal Sossero Cauchino, ne parla anche l'articolo 37 indirettamente, con la sua visione delle responsabilità familiari come quasi esclusivamente femminili. Un articolo quando si parla dell'essenziale funzione familiare delle donne, come se gli uomini non avessero un'essenziale funzione familiare, salvo che forse del mantenimento. Un articolo che mi ha dato sempre molti problemi, che la dice lunga su come in fondo i costituenti ancora pensassero e come tuttora a lungo si pensi quanto è difficile far passare l'idea del congedo di paternità o quanto sia difficile pensare che almeno per la parte del congedo genitoriale debba esserci un'uguaglianza di diritti e di doveri tra i padri e le madri, cioè la cura della famiglia lo pensavano i costituenti, ma viene pensato in grande misura ancora oggi da buona parte della popolazione, ma soprattutto dai nostri politici, si è visto anche su come è stato fatto, cioè, l'emergenza pandemia e come questo abbia provocato un sovraccarico soprattutto per le donne. Ma due articoli principali in cui la Costituzione parla di famiglie, che sono quelli sempre nominati, anzi uno è sempre nominato mentre l'altro viene un po' trascurato, e invece bisogna leggerli assieme, sono l'articolo 29 e l'articolo 30. L'articolo 29 dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'articolo 30 dice: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. E continua: la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Perché dico che vanno lette assieme? Perché nei dibattiti che periodicamente attraversano l'Italia, ci affannano su cos'è la famiglia, chi ha diritto di farla, quale sia la famiglia vera e così via, si ferma di solito all'articolo 29, che dice che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ma a parte il fatto che non dice che l'unica famiglia che c'è è quella fondata sul matrimonio, dice che riconosce quella lì, ma non ce ne siano altre, non ci siano modalità diverse di fare la famiglia. L'articolo 30 invece introduce un'altra idea di famiglia, quella in cui si hanno figli fuori dal matrimonio, ma nel momento in cui si dice che ci sono doveri dei genitori anche nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, introduce una dimensione familiare, in questo caso non di coppia, non fondata sulla coppia, ma fondata sulla generazione, non ha a che fare con il matrimonio, ma ha appunto a che fare con la filiazione. Quindi in realtà sono dentro due dimensioni di famiglia che vengono riconosciute, di cui, come dire, è un fondamento costituzionale, quello orizzontale del rapporto di coppia, quello verticale del rapporto di filiazione. Entrambi questi articoli poi hanno delle aporie, delle contraddizioni interne, a mio parere, dovute al fatto alla cultura del tempo, che dire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, che se è un grifo concettuale, mi viene da dire, perché come fa a essere una società naturale fondata
su un istituto giuridico, perché anche il giusnaturalista più radicale dovrebbe, non direbbe mai che l'istituto del matrimonio è un istituto naturale, è un istituto giuridico, quindi storico, un costrutto sociale, storico-giuridico. Quindi stiamo dicendo che è una società naturale, però è fondata su un istituto giuridico. Sembrerebbe quasi l'opposto, no? Così come, però poi dopo nell'articolo 30 si contrappone la famiglia legittima alla filiazione naturale. Si dice che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica compatibile con la famiglia legittima, che a questo punto non è più la famiglia naturale fondata sul matrimonio, quello che conta è che è quella legittima, cioè quella fondata sul matrimonio, non che abbia un fondamento naturale, ma perché ha un fondamento giuridico, perché il fondamento naturale starebbe anche solo nella filiazione, no? Soprattutto in epoca tecniche di riproduzione assistita con donatore, donatrice o con gestante, non è che non vuole diventare la madre, chiaramente l'unico modo in cui può essere passata la filiazione, oltre all'adozione, è quello per vie naturali. Quindi vedete che c'è una tensione in questi due articoli, una tensione irrisolta, anche se nella cultura del tempo poteva non apparire come tale, cioè poteva mettere insieme natura e diritti, poteva sembrare senza soluzione di continuità, ma noi oggi invece siamo attenti, anche perché sappiamo che gli istituti giuridici variano nel tempo. Il matrimonio è stato normato anche dentro la storia italiana in modo molto diverso rispetto a quale età lo si poteva fare, a quali condizioni e così via. Quindi nulla di meno naturale di un'istituzione giuridica. Un altro aspetto dell'articolo 29 che io trovo molto curioso e interessante, con cui quando insegnavo mi soffermavo scherzosamente ma non troppo sui miei studenti, si dice che il matrimonio è ordinato all'uguaglianza morale giuridica dei coniugi. Fin qui va bene, mi richiama l'articolo 2, cioè l'articolo che fonda l'uguaglianza a prescindere dal sesso, dalla religione e così via. Ma poi aggiunge, nei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. È molto interessante, in quanto rispetto alla cultura dell'epoca, una cultura che ahimè ci è arrivata fino ad oggi, e si ponga la questione dell'uguaglianza come in un possibile contrasto con l'unità familiare. L'uguaglianza può essere in contrasto con l'unità familiare, perché i due la possono pensare diversamente, a un certo punto, come dire, confliggere su decisioni da prendere. Allora cosa dice il Costituente? Quello che è più importante è l'unità, non l'uguaglianza. Ed è così scontata l'idea dei rapporti di uomo-donna implicita in questo, che non occorre neppure dire come si fa nel caso in cui l'uguaglianza possa essere in contrasto con l'unità familiare, perché a questo punto prevale automaticamente, la cosa è avvenuta fino al 1975, come ricordava Cantarella prima, la riforma del diritto di famiglia, prevale l'autorità del marito. Quando l'uguaglianza è in contrasto con l'unità, è il diritto, in fondo affermato, un diritto al prevalere dell'autorità di l'uno sull'altro, quindi un vincolo all'uguaglianza. E questo è interessante, con questo noi abbiamo dovuto fare i conti molto tempo, non stupisce che si sia voluto così tanto riformare il diritto di famiglia, perché doveva sciogliere noi dalla Costituzione. Sono passati 70 anni, quasi, no,
scusate, non 70 anni, 30 anni, perché venisse attuato il principio di uguaglianza dentro al matrimonio. Fino al 75 vigeva ancora il codice Roe, era fondato su una fortissima asimmetria tra uomini e donne nel matrimonio. La legge del 75 come ha sciolto il nodo del possibile contrasto tra uguaglianza e unità? La legge del 75 dice se i due non riescono a mettersi d'accordo deve intervenire un terzo, il giudice, che deve, come dire, decidere tra i due chi deve prevalere, cioè non c'è una regola automatica sul chi deve prevalere. Se non si mettono d'accordo, un terzo che fa la mediazione oppure dice in questo caso ha ragione lui piuttosto che lei, oppure dividetevi se non vi potete mettere d'accordo. Però appunto non si poteva più accettare che ci fosse l'automatismo del prevalere dell'uno sull'altro. Così come ci sono voluti ancora più anni per eliminare la distinzione tra figli naturali e figli legittimi. Fino al 1975 i figli nati fuori dal matrimonio erano dichiarati illegittimi, che è una definizione violentissima se ci pensate bene, che significa che di diritto, cioè essere illegittimi vuol dire che non si aveva diritto a nascere. Siete nati contro il diritto, in certo senso. Con il 1975 sono stati definiti naturali e questo ha introdotto un nuovo paradosso per cui i figli naturali erano contrapposti ai figli illegittimi, cioè distinti dai figli legittimi, quindi i figli legittimi non sono naturali, ma come se la società, se la famiglia è una società naturale fuori dal matrimonio, come mai è fondata sul matrimonio, come mai i figli legittimi non sono definiti come naturali, mentre quelli nati fuori dal matrimonio sono definiti come naturali. Sono belle aporie concettuali e solo nel 2012, finalmente, finalmente, quindi pensate che lunga storia, è stata la totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio fuori dal matrimonio, mostrando come la famiglia sia lungi dall'essere puramente una società naturale e in realtà una costruzione sociale in cui entrano valori, modelli culturali, elaborazioni, cambiamenti, percezioni del valore dei rapporti e del significato dei rapporti che continuamente la trasformano. L'ultima trasformazione, come voi sapete, rifacendosi anche questa volta la Costituzione, ma prendendola con tutta la sua forza, quindi non più solo innovandola come è successo con la riforma del 75 rispetto all'uguaglianza e la riforma del 2012 rispetto alla distinzione tra naturali e legittimi, con l'introduzione delle unioni civili, di fatto. Si è assunto l'articolo 2 della Costituzione, quello in cui si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità, e questo è importante, le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, quindi è stato riconosciuto che i rapporti che le persone considerano fondamentali espressione della loro personalità, i rapporti, devono essere riconosciuti, non possono essere lasciati nell'irrilevanza se le persone vi chiedono il riconoscimento. E questa è stata la base per il riconoscimento dell'unione civile, che anche se per qualche obiezione non sono riconosciuti come formalmente come famiglia, di fatto sono famiglia a tutti gli effetti, almeno per quanto riguarda i rapporti di coppia, non ancora per quanto riguarda i rapporti di generazione.